Avete presente il Monopoli, il gioco da tavolo più famoso al mondo? Beh, questo è più avanti, è l'Ecopoli, inventato dalle studentesse e dagli studenti del liceo artistico Lanza Perugini di Foggia e realizzato interamente con carta riciclata. Che non andiamo più ad edificare case o alberghi, ma abbiamo alberi e querce. Sul tabellone abbiamo foreste, e ogni volta che verranno acquistati questi alberi si formerà appunto una foresta. Noi giovani abbiamo bisogno di essere sensibilizzati su questo tema, proprio perché siamo i cittadini di domani, e se non conosciamo le foreste e il prendercene cura, dove andremo a finire? La realizzazione rientra nelle attività promosse da Scartiamo l'Arte nell'ambito della giornata dedicata al riciclo creativo di carta e cartone per la quarta edizione del Paper Week in collaborazione con Amio Puglia. I ragazzi hanno imparato a riciclare quindi la carta, e nel processo poi di formazione dei vari fogli, con l'utilizzo di alcuni telai, vengono poi messi dei semini di varie piante, ne abbiamo scelti alcuni a caso. Nel momento in cui la carta si essicca, i semi sono inglobati all'interno della carta. Si possono fare le partecipazioni e i bigliettini per i vari eventi, che di solito vengono buttati, vengono poi piantati all'interno della terra, e questo dà vita a una nuova pianta. Qui siamo veramente nel pieno concetto di economia circolare, stiamo rimettendo in circolo qualcosa che in realtà era stato gettato. Questo è il principio vero su cui bisogna lavorare.